Per molti anni ho conservato le mie agende. Poi, quando ho deciso di lasciare Parigi, le ho gettate. Voglio tentare di risalire il più indietro possibile, fino alla prima donna, quella che non si dimentica mai. La piccola oca in questione si chiamava Ginette. Non poteva uscire molto perché doveva badare al fratellino di pochi mesi. Dal canto mio, avevo sempre sofferto di essere figlio unico. Ero un bambino che amava gli altri bambini. Ginette mi invitava a casa sua e, con la scusa di rendere più eccitante il nascondino, correva a chiudere il contatore della luce, cosa che provocava immancabili urla da parte del bebè. Proprio il giocare insieme a Ginette mi fece rendere conto che la compagnia delle donne mi era indispensabile. Se non la loro compagnia, in ogni caso, la loro vista. Per me niente più bello da guardare di una donna che cammina con il vestito o la gonna ondeggianti al ritmo dei passi. Alcune vanno in fretta verso una meta, forse un appuntamento. Altre, al contrario, passeggiano con aria indolente. Altre ancora sono così belle viste di spalle che ritardo il momento di arrivare alla loro altezza per non restare deluso. Per la verità non sono mai deluso, perché quelle belle di dietro e brutte di faccia mi infondono una sensazione di conforto, visto che purtroppo non si possono avere tutte. Sono migliaia ogni giorno a camminare per le strade. Ma chi sono tutte queste donne? Dove vanno? A quale appuntamento? Se hanno il cuore libero, i loro corpi sono disponibili. E mi pare di non avere il diritto di lasciar perdere l'occasione. La verità è una soltanto. Loro vogliono ciò che voglio io, l'amore. Tutti vogliono l'amore, ogni specie d'amore, quello fisico e quello sentimentale. O più semplicemente la tenerezza disinteressata di chi ha scelto qualcuno per la vita e non bada più a nessuno. Non è il mio caso, io mi interesso a tutte. Come in certe specie animali, le femmine praticano l'ibernazione. Per 4 mesi spariscono, non si vedono più. Ai primi raggi del sole di marzo, come si fossero passate parola o avessero ricevuto un ordine di mobilitazione, spuntano a decine per le strade, in abiti leggeri e tacchi alti. Allora ricomincia la vita. Finalmente possiamo riscoprire i loro corpi e differenziare 2 categorie. Le appariscenti e il tipo bambola. La prima categoria. La seconda. Una bella gamba è da ammirare, ma non mi dispiacciono le caviglie robuste. Anzi, posso dire che mi attirano, perché promettono qualcosa di più armonioso, risalendo lungo le gambe. Le gambe delle donne sono dei compassi che misurano il globo terrestre in tutti i sensi, donandogli il suo equilibrio e la sua armonia. Recentemente mi sono reso conto che d'inverno sono attratto dai seni grandi, mentre d'estate mi si confanno alla perfezione misure più modeste. Ecco lì 2 bamboline a braccetto. Ma cos'hanno tutte queste donne? Cos'hanno in più di quelle che conosco? Ebbene, in più hanno proprio il fatto di essere delle sconosciute. Eccone 2 che credono a Babbo Natale. Oggi è il grande amore, ma tra 7 anni lei se la squaglierà con qualche tizio, oppure sarà lui a trovarsi una più giovane. La graziosa casetta sarà venduta, i figli abbandonati.